Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme, tutti i giorni dal lunedì al venerdì a mezzogiorno oppure dopo, quando vuoi e dove vuoi. Leggiamo la parola del Signore insieme. Stiamo leggendo dalla Genesi capitolo 1 e stiamo proseguendo in questo cammino di letture della parola del nostro Signore. Durante questa puntata noi ancora leggeremo il libro di Prima Samuele. Quest'oggi, mercoledì, noi leggeremo 1 Samuele capitolo 26 e 28. Vediamo gli avvenimenti, cosa accade nella vita di Davide, di Saul e del regno di Israele. Primo re di Israele, vediamo come le cose si svolgono in questo periodo storico importante del popolo di Dio. Parola del Signore, 1 Samuele capitolo 26. Gli Zifei andarono da Saul a Gibea e gli dissero: Davide è nascosto sulla collina di Achila di fronte al deserto. Allora Saul si levò e scese nel deserto di Zif. Aveva con sé 3.000 uomini scelti di Israele per cercare Davide nel deserto di Zif. Saul si accampò sulla collina di Achila, che è di fronte al deserto, presso la strada. Davide, che stava nel deserto, avendo saputo che Saul veniva nel deserto per cercarlo, mandò degli uomini in ricognizione e seppe con certezza che Saul era giunto. Allora Davide si levò, venne al luogo dove Saul stava accampato e notò il luogo dove erano coricati Saul e il capo del suo esercito, Abner, figlio di Ner. Saul aveva coricato nel parco dei carri e la sua gente era accampata intorno a lui. Davide disse a Ahimelech, Litita ed Abisai, figlio di Seruia, fratello di Ioab, chi vuole scendere con me verso Saul nel campo? Abisai rispose, scenderò io con te. Davide e Abisai dunque andarono di notte da quella gente. Saul era coricato e dormiva nel parco dei carri con la sua lancia conficcata in terra dalla parte della sua testa e Abner e la sua gente gli stavano coricati intorno. Allora Abisai disse a Davide, oggi Dio ti ha messo il tuo nemico nelle tue mani. Ora lascia, ti prego, che io lo colpisca con la lancia e lo inchiodi in terra con un solo colpo e non ci sarà più bisogno di un secondo. Ma Davide disse a Abisai, non ucciderlo. Chi potrebbe mettere le mani addosso all'unto del Signore senza rendersi colpevole? Poi Davide aggiunse, come è vero che il Signore vive, il Signore soltanto sarà colui che lo colpirà, sia che venga il suo giorno e muoia, sia che scenda in campo di battaglia e vi perisca. Mi guardi il Signore dal mettere le mani addosso all'unto del Signore. Prendi ora soltanto, ti prego, la lancia che è vicino alla sua testa e la brocca dell'acqua e andiamocene. Davide dunque prese la lancia e la brocca dell'acqua che Saul aveva vicino alla sua testa e se ne andarono. Nessuno lo vide, nessuno se ne accorse e nessuno si svegliò. Tutti dormivano perché il Signore aveva fatto cadere su di loro un sonno profondo. Poi Davide passò dalla parte opposta e si fermò in lontananza, in vetta al monte, a grande distanza da loro, e chiamò la gente di Saul e Abner, figlio di Ner, e disse, «Non rispondi tu, Abner?» Abner rispose e disse, «Chi sei tu che chiami il re?» Davide disse ad Abner, «Non sei tu un valoroso? Chi è pari a te in Israele? Perché dunque non hai fatto buona guardia al re tuo signore?» Infatti uno del popolo è venuto per uccidere il re, il tuo signore. Ciò che hai fatto non sta bene. Come è vero che il Signore vive, meritate la morte voi che non avete fatto buona guardia al vostro re, all'unto del Signore. Ora guarda dove è la lancia del re e dove è la brocca dell'acqua che stava vicino alla sua testa. Saul riconobbe la voce di Davide e disse, «È questa la tua voce, figlio mio Davide?»
Davide rispose, è la mia voce, o re, mio signore. Poi aggiunse, perché il mio signore perseguita il suo servo? Che cosa ho fatto? Che male ho commesso? Ora dunque, se si degni il re, mio signore, di ascoltare le parole del tuo servo. Se è il Signore colui che ti spinge contro di me, accetti egli una oblazione. Ma se o sono gli uomini siano maledetti davanti al Signore, poiché mi hanno oggi scacciato per separarmi dall'eredità del Signore, dicendomi, va a servire dei stranieri. Non cada dunque il mio sangue in terra lontano dalla presenza del Signore, poiché il re di Israele è uscito per andare in cerca di una pulce, come si va dietro ad una pernice su per i monti. Allora Saul disse, ho peccato, ritorna figlio mio Davide, io non ti farò più alcun male, poiché oggi la mia vita è stata preziosa ai tuoi occhi. Ecco, ho agito da stolto e ho commesso un grande errore. Davide rispose, ecco la lancia del re, passa qua uno dei tuoi giovani a prenderla. Il Signore retribuirà ciascuno secondo la sua giustizia, la sua fedeltà, poiché il Signore ti aveva dato oggi nelle mie mani e io non ho voluto mettere le mani addosso all'unto del Signore. E come è stata preziosa oggi la tua vita ai miei occhi, così sarà preziosa la mia vita agli occhi del Signore. Egli mi libererà da ogni tribolazione. Saul disse a Davide, sia tu benedetto figlio mio Davide, tu agirai da forte e certamente porterai a buon fine la tua impresa. Davide continuò per il suo cammino e Saul tornò a casa sua. Parola del nostro Signore. Prima Samuele capitolo 27. Davide disse in cuor suo, un giorno o l'altro perirò per mano di Saul. Non vi è nulla di meglio per me che rifugiarmi nel paese dei Filistei. Così Saul, perduta ogni speranza, smetterà di cercarmi per tutto il territorio di Israele e io sfuggirò alle sue mani. Davide dunque si mosse e con 600 uomini che aveva con sé andò a Achis, figlio di Maoc, re di Gat. Davide si fermò presso Achis a Gat, egli con la sua gente, ciascuno con la sua famiglia. Davide aveva con sé le sue due mogli, Ahinoam di Israel e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal. Allora Saul, informato che Davide era fuggito a Gat, smise di cercarlo. Davide disse ad Achis, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, mi sia dato in una delle città della campagna un luogo dove io possa stabilirmi, perché dovrebbe il tuo servo abitare presso di te nella tua città reale? E Achis quello stesso giorno gli diede Siclag. Perciò Siclag è appartenuta al re di Giuda fino al giorno d'oggi. Davide rimase nel paese dei Filistei 1 anno e 4 mesi. Davide e la sua gente salivano e facevano delle scorrerie nel paese dei Gerusiti, dei Girziti e degli Amalechiti, poiché queste popolazioni abitavano da tempi antichi il paese, dal lato sur fino al paese d'Egitto. Davide devastava il paese, non vi lasciava in vita né uomo né donna e prendeva pecore, bui, asini, camelle, vesti, poi tornava indietro e andava da Achis. Achis domandava, dove avete fatto la scorreria oggi? Davide rispondeva, verso la regione meridionale di Giuda, verso la regione meridionale dei Lerameliti e verso la regione meridionale dei Chenei. Davide non lasciava in vita né uomo né donna da portare a Gat, poiché diceva, potrebbero parlare contro di noi e dire, così ha fatto Davide. Questo fu il suo modo di agire tutto il tempo che abitò nel paese dei Filistei. Achis aveva fiducia in Davide e diceva, egli si rende odioso a Israele, suo popolo, così sarà mio servo per sempre.
Prima Samuele capitolo 28. In quei giorni i Filistei riunirono i loro eserciti per far guerra a Israele. Achis disse a Davide: sia chiaro che verrai con me alla guerra tu e la tua gente. Davide rispose ad Achis: tu vedrai quello che il tuo servo farà. Achis disse a Davide: io ti nominerò mia guardia del corpo per sempre. Or Samuele era morto. Tutto Israele ne aveva fatto cordoglio e lo avevano sepolto a Rama, nella sua città. Saul aveva scacciato dal paese gli evocatori di spiriti e gli indovini. I Filistei si riunirono e vennero ad accamparsi a Sunem. Anche Saul riunì tutto Israele e si accamparono a Gilboa. Quando Saul vide l'accampamento dei Filistei, ebbe paura e il cuore gli tremò forte. Saul consultò il Signore, ma il Signore non gli rispose né tramite sogni, né mediante l'Urim, né per mezzo dei profeti. Allora Saul disse ai suoi servitori: cercatemi una donna che sappia evocare gli spiriti e io andrò da lei a consultarla. I servitori gli dissero: a En Dor c'è una donna che evoca gli spiriti. Allora Saul si camuffò, si mise altri abiti e partì accompagnato da due uomini. Giunsero di notte dalla donna e Saul gli disse: dimmi l'avvenire, ti prego, mediante l'evocazione di uno spirito, e fammi salire colui che ti dirò. La donna gli rispose: ecco, tu sai quello che Saul ha fatto, come egli ha sterminato dal paese gli evocatori di spiriti e gli indovini. Perché dunque tendi un tranello alla mia vita per farmi morire? Saul le giurò per il Signore e disse: come è vero che il Signore vive, nessuna punizione ti toccherà per questo. Allora la donna gli disse: chi devo farti salire? Ed egli rispose: fammi salire Samuele. E quando la donna vide Samuele, urlò e disse a Saul: perché mi hai ingannata? Tu sei Saul. Il re gli disse: non preoccuparti, chi vedi? E la donna a Saul: vedo un essere sovrumano che esce di sottoterra. Ed egli a lei: che forma ha? Lei rispose: è un vecchio che sale ed è avvolto in un mantello. Allora Saul comprese che era Samuele, si chinò con la faccia a terra e gli si prostrò davanti. Samuele disse a Saul: perché mi hai disturbato facendomi salire? Saul rispose: sono in grande angoscia, poiché i Filistei mi fanno guerra e Dio si è ritirato da me e non mi risponde più mediante i profeti né tramite i sogni. Perciò ti ho chiamato perché tu mi faccia sapere quello che devo fare. Samuele disse: perché consulti me mentre il Signore che si è ritirato da te ti è diventato avversario? Il Signore ha agito come aveva annunziato per mezzo di me. Il Signore ti strappa di mano il regno e lo dà a un altro, a Davide. Perché non hai ubbidito alla voce del Signore e non hai lasciato sfogare la sua ira ardente contro Amalek. Perciò il Signore ti tratta così oggi. Assieme a te il Signore darà anche Israele nelle mani dei Filistei e domani tu e i tuoi figli sarete con me. Il Signore darà anche l'accampamento di Israele nelle mani dei Filistei. Allora Saul cade di colpo lungo disteso per terra, spaventato dalle parole di Samuele. Era inoltre senza forza perché non aveva preso cibo tutto quel giorno e tutta quella notte. La donna si avvicinò a Saul e vedendolo tutto atterrito gli disse: ecco, la tua serva ha obbedito alla tua voce. Ho messo a repentaglio la mia vita per ubbidire alle tue parole che mi hai dette. Anche tu dunque ascolta la voce della tua serva e permetti che io ti metta davanti un boccone di pane. Mangia per prendere forza se vuoi metterti in viaggio. Ma egli rifiutò e disse: non mangerò. I suoi servi però insistettero insieme alla donna ed egli si arrese alle loro pressioni. Si alzò da terra e si mise seduto sul letto. La donna aveva in casa un vitello ingrassato che si affrettò ad ammazzare. Poi prese della farina, la impastò e ne fece dei pani senza lievito. Mise quei cibi davanti a Saul, ai suoi servitori, e quelli mangiarono
Poi si alzarono e ripartirono quella stessa notte. Parola del Signore. Wow, che capitolo, che brano della parola di Dio. Ci sono tante cose, a qual volta anche di difficile interpretazione, ma io spero che tu possa comprendere la parola di Dio, sapere che il Signore è sovrano, la sua parola rimane in eterno. Questo è leggiamo la Bibbia insieme. Io ti aspetto domani perché noi possiamo continuare la lettura della parola di Dio. Leggiamo la Bibbia insieme tutti i giorni, da lunedì al mercoledì a mezzogiorno, nel nome di Gesù.